Salve ragazzi, un abbraccio a tutti. Allora, in questo video vi spiegherò, ormai l'avete vista in alcune nostre indagini, abbiamo questa lanterna magica. Perché lanterna magica? Ora vi spiego come funziona, poi se mi dà una mano qualcuno dei presenti qui in questo ambiente, quindi nella grotta, speriamo di farla funzionare. Comunque funziona così, è una lanterna con un vetro tutto intorno, vedete c'è un vetro intorno alla candela? A che serve tutto quel vetro? Serve che se io soffio, oppure passa del vento, oppure comunque il movimento di qualche persona o di qualche presenza di passaggio, evita questo vetro che c'è tutto intorno che la fiamma si pieghi, no? Vedete che non si muove? Quindi il vetro che è attorno serve a tenere la fiamma buona. Vedete, c'è una candela accesa. La fiamma della candela sta lì boncita con la maniera perché c'è tutto intorno un vetro. Quando alla presenza gli viene chiesto, se mi vuoi rispondere di no, fai oscillare la fiamma. Se la fiamma oscilla, voi state tranquilli che non è il vento, non è l'aria, non è il vostro fiato, ma è qualcuno che l'ha fatta oscillare. Addirittura potete chiedergli un no o un sì, perché alla presenza gli dite, se mi rispondi di no, oscilla la fiamma in questa maniera. Se mi rispondi di sì, accorcia e allunga la fiamma. Quindi io ho un sì e un no di risposta dentro questa lanterna magica. Adesso facciamo qualche piccolo esperimento. Io non so se qui con me ci sarà Romolo. Romolo è un ragazzino che è morto in una grotta qui sotto questo garage. Ogni tanto mi dà una mano con gli strumenti. Speriamo che ci sia, perché io vi volevo farvi vedere come funzionava, se ci fosse. Anzi, accendo anche un termoscanner, perché se si avvicina Romolo me ne accorgono. Romolo, ci sei qui con me? Romolo? Comunque funziona così: se gli chiedi alla presenza, rispondimi sì, la fiamma deve far su e giù. Se risponde di no, è destra e sinistra. Quindi basta fare delle domande, no? Tipo gli si può chiedere, sei un maschio o sei una femmina? Cioè, scusa, sei un maschio? Se risponde di sì, è un maschio. Se risponde di no, la risposta opposta è la femmina, no? Oppure, c'hai parecchi anni? Se risponde sì, c'ha parecchi anni. Se risponde di no, è giovane. Oppure, ti chiami Mario? Niente. Ti chiami Giorgio? Niente. Ti chiami Gino? Sì. Quindi a forza di domande e di risposte ottenete dei sì e dei no. La lampada magica funziona sempre, non è elettronica, è una semplice candela e secondo me, scusate la tosse, è più affidabile di tanti altri strumenti. Romolo, ci sei qui con noi? Ecco, vedete, questo è un simile di tanti altri strumenti. Romolo, ci sei qui con noi? Ecco, vedete, questo è un sì, eh? L'avete visto che si è accorciata e si è allungata? Romolo, sei qui nella grotta con me? Me lo confermi? Eccolo là, mi ha confermato di sì. Eccolo là, mi ha confermato di sì. Ascolta Romolo, mi fai un no con la candela? C'è un segno no, me lo fai? Eccolo là. Questo è un no. Quando loro riescano a piegare. Segno no, me lo fai? Eccolo là. Questo è un no. Quando loro riescano a piegare la candela così. Ti ringrazio tanto, stavo collaudando questo strumento e come sempre, te sei sempre qui a disposizione, sei la nostra mascotte, sei il nostro strumento più importante, perché io tutti gli strumenti che collaudo, se non ci sei te non posso provarli, non è che posso andare tutti i momenti in una casa abbandonata, infestata. Ci sei te, mi dai una mano, ti ringrazio tantissimo, grazie di tutto Romolo. La lampada magica la costruite con niente, la lanterna magica, comprate una lanterna di quelle antiche, la trovate da chi c'ha roba medievale, da chi c'ha antiquariato, portatevi la candela al centro, queste lanterne hanno il vetro tutto intorno, quindi provate a soffiare forte, non si deve muovere la fiamma, poi interrogate le presenze con questo strumento, va bene ragazzi? Ho spiegato come funziona la lanterna magica perché me l'avevano chiesto qualcheduno, quindi una piccola spiegazione ogni tanto ci vuole.
Ciao ragazzi, un abbraccio grande da Stefano, gruppo GRP dalla nostra grotta.